Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quinty Channel. Oggi sono qui con questo nuovo video e in questo video andremo a vedere, ad analizzare insieme uno dei misteri che sta, diciamo, affliggendo un po' tutta la community di Red Dead Redemption, che ormai si è intrippata con questo mistero alla ricerca di Gavin. In pratica, in cosa consiste? È una semplice missione secondaria caratterizzata da uno dei personaggi speciali che potremo incontrare per la mappa di Red Dead Redemption. Questo personaggio speciale, per l'appunto, viene chiamato amico di Gavin. Quest'uomo può comparire in diversi luoghi per la mappa, come per esempio a Saint-Denis, Blackwater o nella città di Rhodes. Se volete trovarlo di certo, dovrete andare esattamente in questo punto della mappa, perché qui spawna sicuro, mentre invece nelle altre zone non lo troverete sempre. Comunque, quest'uomo in pratica è alla ricerca del suo amico chiamato Gavin. E non si sa più nulla, ragazzi. Si sa solamente che esiste quest'uomo alla ricerca di Gavin. Se seguite quest'uomo, purtroppo non vi porterà da nessuna parte. Ma se riuscite a, non dico proprio ucciderlo, perché non vi consiglio di ucciderlo, perché magari se lo uccidete non potrete più incontrarlo e non potendolo più incontrarlo magari non potrete scoprire altre cose. Ma comunque, se riuscite in qualche modo a frugare quest'uomo, potrete scoprire che addosso avrà una lettera, e questa lettera parlerà di lui e del suo amico Gavin. Se leggete attentamente la lettera, potete capire che questo Gavin essenzialmente esiste, quindi non è un personaggio inventato da quest'uomo che magari potete ritenerlo un pazzo o qualcosa di simile, perché questa lettera è stata scritta da un loro amico e parla appunto di questo Gavin con questo suo amico, che sono appunto amici stretti e che sono due uomini molto ricchi. Però purtroppo, leggendo la lettera, non potrete scoprire assolutissimamente nulla riguardo Gavin, se non appunto che quest'uomo veramente esiste. Quindi da qualche parte nella mappa potremmo incontrare questo Gavin. Ma non è finita qui, perché molti sostengono che questo Gavin sia una vittima, o comunque sia un prigioniero, da un uomo, in particolare dall'armaiolo di Rhodes. Infatti, molti sostengono che Gavin sia stato rapito da quest'armaiolo. Infatti, se vi recate dall'armaiolo della città, in questo esatto punto, potrete notare che alle spalle dell'armeria una piccola fessura, all'interno della quale sbuca questo ragazzo che dice di essere stato rapito dall'armaiolo e che chiede appunto aiuto. Se voi entrate infatti nell'armeria e minacciate con una pistola l'uomo, l'uomo vi porterà nel rifugio sotterraneo dove tiene questo povero ragazzo. In pratica questo, ragazzi, è un maniaco che pensa di aver trovato suo figlio, comunque sia rivede suo figlio in questo povero ragazzo, tant'è vero che lo costringe a vestirsi da bambino. In pratica questo è un uomo che sicuramente avrà perso il proprio figlio e non si sa come, e quindi ha visto questo ragazzo, crede che questo ragazzo sia suo figlio e quindi l'ha rapito. Infatti, se ammazzate quest'uomo potrete trovare una foto, o comunque sia un disegno, che rappresenta lui con suo figlio. Purtroppo, ragazzi, questo qui è un semplice maniaco. Ma la vera domanda è: quel ragazzo rapito potrebbe essere effettivamente Gavin? In realtà non sappiamo il vero nome di questo ragazzo, e una volta che lo salviamo dall'armaiolo, quest'ultimo inizierà a correre. E ragazzi, io l'ho inseguito, ma ad un certo punto è scomparso completamente nel nulla, senza lasciare tracce. È come se non fosse mai esistito, è scomparso così dal nulla mentre lo inseguivo. Ora, non vorrei che questo fosse un bug, ma sembra
sembra molto strana come cosa, perché in Red Dead Redemption 2, come voi tutti sapete, i personaggi non scompaiono, anche per esempio dopo una semplice missione, il personaggio con il quale vi siete lasciati nel filmato della missione continua a rimanere vicino a voi e se si allontana voi potrete tranquillamente seguirlo e raggiungerlo, quindi non c'è questo problema che per esempio si aveva nel precedente Red Dead Redemption in cui il personaggio poteva scomparire dopo una missione. E sembra molto strana come cosa, perché questo ragazzo scompare nel nulla? Oltre a questo, molti sostengono che sia proprio lui, Gavin, in quanto questo ragazzo è rinchiuso e prigioniero nella stessa città in cui aggira l'amico di Gavin. Ma purtroppo non sappiamo la vera identità di questo ragazzo, in quanto il gioco lo chiama appunto sconosciuto o comunque prigioniero. Io sinceramente volevo prenderlo e portarlo dall'amico di Gavin, ma come avete visto è scomparso nel nulla, quindi io vi inviterei a provarci e magari se riuscite a catturarlo e portatelo appunto dall'amico di Gavin e vediamo un po' se effettivamente Gavin sia lui o meno. Potrebbe essere uno di quei misteri che saranno per sempre irrisolti, come alcuni misteri di GTA 5, oppure può darsi che dovremmo trovare casualmente Gavin cazzeggiando per la mappa e quindi potrebbe essere veramente ovunque e là sta a noi girovagare per l'intera mappa, perché non abbiamo nessun tipo di indizio da seguire, quindi è veramente uno dei misteri più aperti di Red Dead Redemption 2. Ho provato a trovare quest'uomo anche sulla guida strategica che ho, ma non ci dà nessuna direttiva riguardo appunto Gavin, quindi non sappiamo nulla, quindi non esiste, diciamo, una guida che ci permette di trovare Gavin. Quindi diciamo che questo mistero è in mano a tutta la community di Red Dead Redemption 2. Fatemi sapere la vostra, fatemi sapere se secondo voi quel ragazzo intrappolato possa essere effettivamente Gavin o meno. Ripeto, alcuni sostengono sia lui, altri invece dicono che non c'entra assolutissimamente nulla con la storia di Gavin. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, se ci saranno novità comunque ci terrei a portarvi altri video sul canale riguardo Gavin. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.